Questo Natale sarà comunque brutto, freddo, purtroppo difficile per tutti. Io mi auguro, come sempre, che il nuovo anno porti lavoro e salute. E questo possiamo fare soltanto se, anziché occuparsi di demagogie, di promesse inutili da parte di tanti che sono al governo, ci si possa sedere e magari chi è seduto possa accettare qualche suggerimento di chi ha un po' di esperienza in più. Abbiamo suggerito al Presidente della Regione di occuparsi dell'ENI e obbligarla a investire subito, comunque ad aprire subito i cantieri per i 400 milioni di euro da investire nella zona industriale di Pirone e Augusta e i 350 di Gela. Abbiamo detto al Presidente della Regione che deve aprire agli investitori stranieri con i progetti di finanza, per esempio privatizzando le ferrovie, facendo in modo che tutti i binari e i vagoni possano essere costruiti in Sicilia e utilizzare le aziende locali, così come riteniamo sia importante che ci sia un'alta velocità Catania-Palermo, che ci sia un treno del turismo che faccia il prelievo della Sicilia, tutto costruito in Sicilia con i soldi di chi vuole investire, perché purtroppo dobbiamo fare i conti con un patto di stabilità che sta facendo traballare e saltare tutti gli enti locali nazionali e siciliani. Io credo che se non c'è una deroga a questa cosa sarà terribile per tutti. Che se meno male che Monti sia andato, lo dico meno male perché io non ho votato nulla di quello che è stato proposto, perché non si può proporre soltanto tasse, quello che ha fatto Monti, senza capire che poi proporre le tasse poi non troverai chi li paga, perché se io non lavoro non posso pagare. E se insieme alle tasse avesse proposto una serie di investimenti nazionali, europei, internazionali, allora magari se avesse fatto un'attrazione di investitori magari la cosa poteva essere vista meglio. Così come la ministra, ormai diciamo a conoscenza di tutti, lo scontro fatto da me con la Fornero sulle pensioni e sul lavoro, perché non si può parlare di togliere o di ridurre le pensioni medio-basse, quelle che hanno da 800 euro in giù, e lasciare intatte le pensioni medio-alte. È chiaro che è un insulto alla ragionevolezza, al buon senso e a chi sta male. Mi pare che questo governo purtroppo non ha fatto nulla di buono, se non la sceneggiata dei cosetti Loden, che magari hanno fatto finta di essere seri, quando invece per essere seri bisogna fare qualcosa per chi è più debole.